Sabato 1 ottobre 2011, anche a Grosseto, in occasione della settimana vegetariana mondiale, abbiamo organizzato un presidio qui all'inizio del corso Carducci, una presenza abbastanza visibile, abbiamo una postazione video, abbiamo una mostra fotografica sulle condizioni, sulla condizione degli animali nei macelli e negli allevamenti. Sono le 4:30 del pomeriggio, c'è stato un interesse piuttosto tiepido rispetto alla nostra iniziativa qui di oggi. Questo un po' anche a causa della collocazione e del tipo di persone che frequentano questo luogo. Ci sono ragazzi molto giovani, stamani c'era l'uscita della scuola. Quindi fino adesso non è stato entusiasmante, ora speriamo nella discesa in centro della popolazione locale per riscuotere un tantino più di attenzione. Si è rimesso a dormire. Ecco, dormiamo. Oh, vieni, mi sto preparando, guarda, mi ero un po'. Noi con la nostra presenza in piazza di oggi vogliamo ribadire la nostra scelta di essere vegetariani e vegani, una scelta che significa non mangiare animale, nessun animale e nessuno dei loro prodotti derivati. Noi pensiamo che sia giusto, perché in questo modo non si fanno soffrire né si uccidono gli animali. Pensiamo che sia giusto essere in piazza oggi, perché la produzione di carne, pesce compreso, latte, uova, ha un impatto ambientale devastante, mentre invece un'alimentazione vegetariana toglie un anello della catena alimentare e la rende più efficiente e disponibile a tutti. Poi c'è il discorso degli sprechi e del peso che la produzione industriale intensiva di cibo per allevare animali ha sul pianeta. Quindi il numero delle persone malnutrite aumenta ogni giorno a causa anche di questo. Qui accanto a noi c'è il gazebo di Vigili del Fuoco, stanno facendo una raccolta di fondi per l'UNICEF. Noi prima li abbiamo avvicinati, abbiamo lasciato un paio dei nostri pieghevoli proprio sul tema della fame del mondo. Uno di loro in maniera buffa e divertita mi ha risposto: guarda, io sono un allevatore. Quindi si sentiva in qualche modo immune da un discorso di critica allo sviluppo industriale nell'ambito dell'allevamento e della produzione di cibo a livello globale. Comunque noi il pieghevole l'abbiamo lasciato lo stesso, così magari si documenta. Sappiamo che nell'Occidente si soffre moltissimo di malattie del benessere, diabete, cancro, colesterolo, obesità, e questo è dovuto a un consumo eccessivo e inconsulto di proteina animale. Quindi noi oggi qui stiamo anche a dire che una scelta coerente con un'alimentazione basata su prodotti vegetali in qualche modo ci preserva anche dal tipo di malattie che sono state scientificamente, che è stato scientificamente provato, sono retaggio di un tipo di alimentazione sbagliata fondata fondamentalmente sul consumo di animali e dei loro derivati. La scelta vegana, vegetariana e vegana in particolare, non è una scelta di elite,
non esiste un credo politico o religioso, non esiste un carattere o un modo di comportarsi o di parlare, un modo di vestire, un aspetto fisico, una fascia d'età o un tipo di cerchia sociale che accomuna tutti i vegani e vegetariani. Non è una moda, per capirsi. Noi questo lo sappiamo bene. Lavoriamo per diffondere le nostre idee anche in ragione di questo. Piccolo scorcio della mostra che abbiamo preparato. Questa è la parte laterale. Questo è il retro. No, è andato più quello. Sì, sì, ora ragazzi. Chissà quando è stata minta questa mucca l'ultima volta. Mammelle così gonfie possono causare molta sofferenza. Questa povera creatura ha partorito al mercato, come dimostra la placenta ancora attaccata. Il cucciolo.